voglio insegnare sull'autorità dell'umiltà. Ed è una cosa un po', no, particolare, perché quando si parla di autorità, quando dico la parola autorità, pensate subito a una persona in autorità, non so, un generale, qualcuno di importante, uno di questi senatori, no, che si fanno sentire sempre, fanno vedere che sono in autorità, che esercitano la loro autorità, anzi la pretendono quasi, no? Quindi autorità è una parola che ha a che fare con la nostra mente, con una persona che si presenta in un certo modo e ha una certa attitudine. Quando invece vi parlo di umiltà, cambia, no? Nella vostra mente qualcosa cambia, dici umiltà, una persona semplice, una persona tranquilla, che sta un po' più appartata, che non si mette certamente in mostra, no? Una persona anche in un certo senso che conta un po' di meno, no? La persona umile, semplice. Queste sono le idee che noi abbiamo, appunto, che noi abbiamo, no? Di solito in mente quando pensiamo a queste due parole. Ora, metterle insieme, no, appunto, dici, come, cioè, autorità e umiltà, no, non sembra che combacino bene assieme. Però vedremo una cosa straordinaria, che c'è stata una persona, c'è una persona che è riuscita a far combaciare perfettamente in se stesso queste due qualità, l'autorità e l'umiltà. È una cosa straordinaria. E vedremo. Ovviamente perché? Perché il nostro modo di pensare umano del mondo è quello che ci fa pensare l'autorità, la persona appunto, no? L'autorità importante, no? E l'umiltà, una cosa appunto per più deboli, cioè, no? Una cosa che ha a che fare con la debolezza. Questo è il nostro modo di pensare del mondo. Ma noi non pensiamo come il mondo. Perché? Perché noi non siamo normali. Lo sapevi che non sei normale? Normali, no. Dici, vabbè, avevo qualche sospetto, però adesso mi dice questo. Non normali. No. Noi non siamo normali, perché? Perché siamo cristiani. E i cristiani non sono normali. Come i cristiani non sono normali? Non sono normali. Perché quando uso la parola normale, sto parlando normale per il mondo. E quello che è normale per il mondo è quello che il mondo accetta, che il mondo vuole. Ma noi siamo appunto anormali. Perché? Perché noi non pensiamo come il mondo. Perché? Come pensiamo? Perché pensiamo come Cristo. Perché questo significa essere cristiani. Cristiano significa essere come Cristo. Allora io devo anche pensare come Cristo. E come pensava Cristo? Cristo pensava sempre all'incontrario di questo mondo, perché il regno di Dio è esattamente l'opposto di questo mondo. Quello che questo mondo valuta, Dio dice non vale nulla. Quello che questo mondo butta via perché sembra che non valga niente, Dio raccoglie e dice questo ha valore per me. Amen. E Dio funziona sempre all'incontrario di questo mondo. Il regno di luce contro il regno delle tenebre, i due opposti. E la cosa straordinaria è appunto che c'è stato quest'uomo che è riuscito a combinare insieme perfettamente l'autorità e l'umiltà. Ma non solamente lui è venuto a combinare insieme nella sua umanità l'autorità e l'umiltà, ma ha chiamato anche te a fare la stessa cosa. Andremo a vedere come. Leggiamo prima di tutto Matteo capitolo 11 verso 29. Matteo 11:29 dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Famoso questo versetto, no? Lo conosciamo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Allora, se una frase così appunto l'avesse detto un uomo qualunque, oppure uno di questi santi, dico, no, della Chiesa, no, della storia della Chiesa, questi umili, sempre, no, vestiti di sacco, sempre tristi, sempre, no, un po', così dici, vabbè, no, è normale, vuole che andiamo tutti dietro a lui, scalzi, no, andiamo in umiltà.
Ma il punto è che chi ha detto queste parole, invece, è un uomo di grande autorità. Anzi, l'uomo che ha avuto ed ha più autorità di qualunque altro essere umano mai vissuto prima di lui, durante il suo periodo e dopo di lui e che mai vivrà. Perché nessuno ha mai avuto l'autorità di Gesù, o può avere l'autorità di Gesù. E ve lo mostro. Andiamo a Matteo capitolo 7, verso 29. Matteo 7, verso 29 dice: perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Vedete, Matteo calibra bene le sue parole. Non dice come uno che esercita autorità, come uno che impone la sua autorità, come uno che vuole autorità, ma come uno che ha autorità. Gesù ha l'autorità. Cioè, ce l'ha in sé, non è qualcosa, non la deve né dimostrare, no? E né far vedere, perché lui ha questa autorità ed è un'autorità assoluta. Infatti, quello che meravigliava era che lui era uno che ha autorità non come gli scribi. Chi erano questi scribi? Gli scribi erano i professori universitari del tempo. E come professori di oggi, anche gli scribi del tempo passavano nozioni. L'insegnante universitario di matematica, ad esempio, ti dice: guarda, 2 più 2 fa 4, così è la matematica. Ecco, ti insegno questo. Non c'è nessuna autorità in quello, un professore non deve avere autorità, semplicemente ti dà una nozione. Oppure dice: quel filosofo ha detto questo, l'altro filosofo ha detto quest'altro. Oppure c'è un altro filosofo ancora che ha detto quest'altra cosa. Ok, io te la insegno, adesso vedi tu quello che devi fare. Questo è quello che i professori fanno. E insegnano, ti passano le nozioni. Gli scribi facevano le stesse cose. Mosè ha detto così, Abramo ha detto così. Ok, queste sono le cose che sono scritte nella Bibbia, adesso le avete imparate? Sì, bravi, potete andare a casa. No, questo facevano gli scribi, questo facevano anche i farisei. Ma Gesù no. Gesù arriva e dice: voi avete sentito, a voi vi è stato detto, voi avete letto, ma io vi dico. È una nuova autorità, è la sua autorità. Ed è questa la differenza che fra Gesù e tutti gli altri leader religiosi, che Gesù arriva e dice: ma io vi dico. Quello che io vi dico non sto cercando di discutere con voi, non sto cercando di sapere da voi se ho ragione o no, non sto cercando di, no, mettermi d'accordo con voi, io vi dico che le cose stanno così, punto. E per voi è meglio crederci e seguirle, perché se no siete nei guai. Questa è l'autorità di Gesù, un'autorità assoluta. In Matteo 9, verso 6, Gesù stesso fa una cosa straordinaria. Veramente mette in gioco se stesso in questa circostanza. Matteo 9, versetto 6. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità, di nuovo dice, il figlio dell'uomo parla di se stesso, ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Gesù qua si gioca veramente tutto. Perché, cioè, provate a pensare, se qua mi aveste portato oggi una persona sulla sedia a rotelle, no? E io vi dicessi: io sono Claudio Ferro e ho autorità. Io Claudio ho autorità. Una tale autorità che posso dire a questo paralitico: alzati e cammina. Paralitico, ti dico, alzati e cammina nel nome di Claudio. E quello rimane sulla sedia a rotelle. Cosa fate, appunto? Vi mettete a ridere. E dopo essermi messo a ridere, mi date un bel calcio e mi buttate fuori. Perché dice: ma chi sei? Perché? Perché le azioni, quello che è successo, non ha dimostrato la mia autorità. Perché uno che ha autorità deve poi anche avere delle azioni, no? Delle conseguenze che dimostrano quell'autorità. E qui Gesù si sta giocando tutto, nel senso che se questo paralitico non si alzava, lì Gesù l'avrebbero lapidato.
come quella storia che ho sentito di quel missionario, è vera, che è andato in un paese musulmano e ha iniziato a predicare Gesù. Gesù guarisce, Gesù salva, Gesù libera. A un certo punto è arrivato un gruppo di musulmani con un paralitico. Gli hanno detto, tu hai detto che il tuo Gesù guarisce i paralitici? No, sì, ok, ecco un paralitico. Se lo, il tuo Gesù lo guarisce, bene, se no ti lapidiamo. No? Vediamo cosa succede. E l'hanno messo davanti e il missionario ha dovuto pregare per lui. Grazie a Dio che in quel caso il paralitico si è alzato e ha camminato. È missionario, è rimasto vivo per andare in giro a raccontarlo, ma se no veramente l'avrebbero lapidato, lì non stavano certamente scherzando, l'avrebbero lapidato se non avesse dimostrato con i fatti, così era anche per Gesù, ma anche qui Gesù dimostra di avere autorità, addirittura dice di perdonare i peccati, perdona i peccati a quest'uomo, gli dice di alzarsi, quest'uomo si alza e se ne esce da quella casa con le sue gambe. Vedete che autorità che aveva Gesù. Ci sono altri esempi. Andiamo in Luca capitolo 4, verso 36. Vangelo di Luca 4, 36 dice ed essi stupivano del suo insegnamento, rimanevano a bocca aperta. Quando l'ascoltavano, ascoltavano Gesù insegnare, rimanevano tutti così e dicevano wow, ma che è questo insegnamento? Perché stupivano? Cos'era che Gesù insegnava di così straordinario? Perché la sua parola era con autorità. È arrivato questo Gesù e improvvisamente ha iniziato a predicare, a parlare con autorità. La gente se ne accorgeva, diceva, qua c'è qualcosa di completamente nuovo, di completamente diverso. Quest'uomo ha un'autorità straordinaria, ma da chi gli viene questa autorità? Ma chi è quest'uomo? Veramente sentire Gesù predicare ti faceva portare a questi ragionamenti. Da persone pensavano così. In Giovanni 5, verso 27, abbiamo ancora un altro versetto, vi faccio vedere. E Gesù dice, egli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. Vedete, qui Gesù dice, volete sapere da dove viene la mia autorità? Volete sapere come mai io ho tutta questa autorità che vi lascia a bocca aperta, che vi fa stupire? Viene da Dio. Dio mi ha dato questa autorità e io la sto esercitando in mezzo a voi. E voi potete vedere questa mia autorità straordinaria. Ma allo stesso tempo quest'uomo che abbiamo visto con tutta questa autorità è un uomo che dice imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. E quindi vediamo l'autorità e la mansuetudine e l'umiltà. Gesù dice guardatevi in me, le trovate tutte e due. Ed è questa la cosa straordinaria, la cosa che cambia completamente il nostro ragionamento. Perché noi pensiamo e ragioniamo in maniera diversa. Perché noi siamo come i discepoli di Gesù. E ve lo dimostro. Luca, capitolo 22. Andiamo a Luca, capitolo 22, leggiamo dal versetto 24 al 30. Luca 22. Guardate cosa succede. Ormai i discepoli sono già stati, al capitolo 22 di Luca, quindi è già passato un po' di tempo. Lo stiamo già nel terzo anno in cui i discepoli sono insieme con Gesù, ormai avrebbero dovuto capire qualcosa di Gesù, imparare qualcosa di Gesù, ma quanto pare non avevano imparato ancora molto. Perché guardate cosa succede, versetto 24. E tra di loro sorse anche una contesa. E per quale motivo sorse la contesa? Intorno a chi di loro doveva pagare la pizza. Quello? No. Intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. È incredibile, 3 anni con Gesù e sono ancora lì che litigano. No, io sono più grosso di te. No, io sono il pastore qua. No, no, io sarò seduto nel trono con Gesù. No, oh no, Gesù sceglierà me come suo primo generale. E litigavano fra di loro, avevano una contesa. Perché volevano essere uno meglio dell'altro. Ma guarda la reazione di Gesù. Ma Gesù disse loro,
Il re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra di voi sia come il minimo, chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno, come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Avete visto? Arriva una contesa fra i discepoli. Sapete, sono andato a guardare nel vocabolario la parola contesa. Vocabolario italiano, parola contesa. Il disputare a parole o anche con i fatti. Discussione vivace, contrasto, lite. Questi sono messi a litigare. I discepoli di Gesù si sono messi a litigare fra di loro per chi doveva essere il maggiore. E cosa fa Gesù? Gesù se ne accorge subito e gli dice: fermi un momento. E per capire queste parole di Gesù dobbiamo guardare questi versetti in Luca all'incontrario. Sapete leggere all'incontrario? Non ci sono messaggi subliminali, non spaventate, no? Semplicemente dobbiamo leggere partendo dalla fine. Allora, guarda un po' il versetto 29. E Dio vi assegno il regno. Cioè, Gesù, vedete, vuole assegnare il regno, cioè dare autorità a questi suoi discepoli. Gesù non è che vuole metterli da parte, ma dice: guardate che ho preparato 12 troni per voi. Ci sono 12 troni, infatti dice: nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Cioè, vedete, noi non capiamo perché noi siamo di cultura cristiana e certe cose non riusciamo a capire. Ma per un ebreo, dire una cosa del genere, 12 discepoli erano ebrei, giusto? Quando Gesù gli dice a questi ragazzi ebrei: voi vi siederete su dei troni a giudicare le 12 tribù di Israele, gli sta dicendo: Mosè è sotto di voi, Abramo è sotto di voi. Quelli sono diventati le orecchie come strike, così. Dice: cosa? Noi? Ma Gesù, io dovrei mettermi a giudicare Mosè, cioè ma mi tremavano le gambe solo a pronunciare quel nome. Io dovrò giudicare Abramo? Sì, dice Gesù. Cioè, vedete, qualcosa di straordinario. Gesù stava dando un'autorità a questi 12 ragazzi ebrei che era qualcosa di incredibile. Però che cosa gli aveva detto poco prima, per quello di dobbiamo andare all'incontrario? Ti dice: ma con voi non sia così, anzi, nel verso 26, il più grande fra di voi sia come il minimo, e chi governa come colui che serve. Qual è il trucco per sedersi su questi troni? Qual è il trucco per diventare un giudice? Qual è il trucco per diventare una persona in autorità? Sotto. Abbassati, inchinati, lava i piedi agli altri, aiuta gli altri, servi gli altri. E quello è il modo per diventare grandi nel regno di Dio, diventare umili. E l'umiltà ti porterà all'autorità. Ed è così. Perché vediamo che fra di loro era sorta questa contesa, questa lite, che ognuno voleva essere maggiore dell'altro, ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Dice: questo è il modo di fare del mondo. Oh, il mondo ammira le persone in autorità. Oh, dice, guarda dove è arrivato questo qua. E le ammira, e quindi tutti vogliono arrivare là. Ma lui dice: ma con voi non sia così. Vedete, dice, per voi deve essere diverso. E questa è l'altra cosa straordinaria che vediamo qua, è appunto che Gesù è un leader, giusto? È il re del re, è il super leader, ma non c'è un leader migliore di lui.
E normalmente un leader che cosa fa? Un leader di solito cerca la competizione fra quelli che sono sotto di lui. Faccio un esempio del lavoro. Sul lavoro cosa succede? Un buon manager sul lavoro è quello che riesce a creare competitività fra i suoi dipendenti. È quello. Perché? Perché se io creo competitività, tu renderai di più. Perché cercherai sempre di fare meglio di quell'altro. Allora se io vi dico, ok, siamo in un negozio, vendiamo Bibbie, alleluia, e io vi dico, non se tu vendi 1000 Bibbie questo mese, no, ti darò 1000 euro no, di bonus, ti dico, se tu vendi più Bibbie degli altri, ti do 1000 euro di bonus. Allora tu comincerai a guardare quello che gli altri fanno, quello che riuscite, ho venduto altre 5 Bibbie oggi pomeriggio, aspetta io devo adesso andare a venderne 6, no? Devo sempre cercare di venderne una più dell'altro, crei competitività. Quell'altro dice, ne ha vendute 7, ne ha vendute 6, devo venderne 7, ne ho fatte 7, devo vendere 8. Allora ci confrontiamo fra di noi e cerchiamo di fare meglio dell'altro. Questa è la competitività. E nel mondo funziona così. Cercano di creare la competitività, perché la competitività appunto porta a lavorare di più, ma porta anche stress. È uno stress continuo. Perché? Perché non hai un goal specifico a cui mirare, ma semplicemente devi continuare a fare sgomitate con quella destra e sinistra perché devi correre più di loro. Vedete, se è una gara di 100 metri, fosse solamente a cronometro, allora uno potrebbe correre da solo. L'importante è che arriva, non so, a fare il record del mondo. No, ma corrono in 8 su una fila. E qual è lo scopo? Correre più veloce degli altri. Arrivare primo. Primo perché sono più veloce degli altri. E così è come il mondo ti sta insegnando a vivere. Devi correre più degli altri, devi fare più degli altri, devi fare meglio degli altri. Ci mette in competizione uno all'altro e lo scopo è quello che non riuscirai mai ad essere felice. Perché ci sarà sempre uno che corre più di te. L'erba del vicino è sempre quella più verde. E troverai sempre quello che vorresti strozzare perché ha fatto meglio di te. Allora tu devi fare di più. Ma Gesù dice, ma fra voi non sia così. Io non mi metto in competizione con gli altri. Sapete perché? Perché l'unico con cui noi competiamo è Gesù. Lo sapevi? L'unica competizione che tu hai è quella con Gesù. Tu sei in gara con Gesù. Qual è la gara con Gesù? Di diventare come Lui. Cristiano, come Cristo. Quindi la tua gara non è con il tuo fratello o la sorella in chiesa, quanti versetti a memoria, hai imparato quello, io devo imparare uno di più, quanto tempo prega quello, io devo pregare di più, quante persone nuove ha portato in chiesa quello, io devo portare di più, così il pastore poi mi fa i complimenti. Non è quello, non ci interessano queste cose, non siamo in competizione uno con l'altro. La mia competizione è con Gesù. Ma sapete, la competizione con Gesù è qualcosa di unico e di straordinario. Se noi vogliamo tornare al Matteo, nel capitolo 11, verso 29, il versetto che abbiamo letto appunto no, all'inizio, diciamo una cosa straordinaria. Gesù dice, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo per le vostre anime. Gesù cosa ci dice? Ok, siamo in competizione. Vuoi la competizione? Ok, siamo in competizione con te. Ma sai come gareggiamo? Con lo stesso gioco. Perché vedete, Gesù sa di essere più veloce di te, più bravo di te, più forte di te, e meglio di te in tutto. E quindi se tu ti metti in competizione con uno come Gesù, hai già perso prima di partire, non iniziare neanche a correre perché tanto hai già perso, parte, arriva là e tu sai ancora che devi partire, lui è già là e si beve il caffè e è arrivato. No, non c'è competizione. Ma Gesù dice, ma facciamo una cosa, corriamo insieme ma con lo stesso gioco. Sapete cos'è il gioco, no? Quel pezzo di legno che si mette sul collo dei buoi per tirare l'aratro. E di solito cosa facevano in antichità? Prendevano questo gioco e mettevano un bue più anziano, più forte, no? Con più esperienza, con il bue giovane, no? Col vitello, diciamo, il bue più giovane, che ha meno forza, meno esperienza, si stanca prima. No? Allora li mettevano insieme.
perché il bue forte portava più del peso e allo stesso tempo insegnava all'altro come si fa il lavoro. No? E il bue piccolo, magari lui credeva di essere lui a portare l'aratro, no? Si faceva tutto, guarda che razza di aratro che sto portando, no? Ma invece tutto il peso rimaneva su quello più forte. No? Però intanto il giovane imparava. Gesù dice, prendi il mio giogo, cioè mettiamoci insieme e facciamo questa corsa insieme. Così sai, quando hai il giogo, Gesù non può correre più di te, perché comunque è sempre limitato da te. Anzi, se tu cerchi di fermarti, lui ti spinge. Devi andare per forza con la velocità di Gesù. Ed è quello gareggiare con Gesù. Con Gesù non puoi vincere, ma neanche perdere. Arriverai all'arrivo insieme con lui, perché lui corre con te. Se vede che ti stanchi, lui rallenta, non ti lascia indietro. Se vede che puoi farcela, allora ti spinge, ti sprona e dice possiamo andare un po' più veloce, dai, allunga il passo, ma sempre al tuo fianco. Non ti ha detto Gesù, ha detto non vi lascerò, non vi abbandonerò mai fino alla fine di questa corsa. Lui non ci lascia, lui sta sempre con me. Ecco perché dice siete qua a litigare, state litigando, chi arriva prima, chi arriva dopo, io sono più forte, tu sei meno forte, non è così fra voi, queste cose lasciamole al mondo. Fuori sì, succede, lo fanno, ma lasciamolo, facciano. Fra di voi è diverso. Noi dobbiamo essere anche fra di noi legati con lo stesso gioco. Non c'è competizione in chiesa, non c'è gara in chiesa, siamo tutti peccatori, redenti dalla stessa croce, lavati con lo stesso sangue, riempiti con lo stesso Spirito Santo. Tutti quanti esattamente uguali, tutti legati allo stesso gioco, al gioco di Gesù. E siamo tutti insieme e avanziamo insieme. Questa è la cosa straordinaria. Ecco perché dice, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime. Vedete, la gara con Gesù è riposo. La gara del mondo è stress. È stanchezza, perché la gente, quando noi sentiamo dire oh, non ce la faccio più, 2000 cose da fare, oh, mi sembra che le ore non bastano mai di questa giornata, oh, devo fare quello, ma devo fare quello, c'è questo stress mentale, poi la gente non dorme più la notte, non riesco a dormire la notte perché penso, e domani devo fare questo, devo fare quell'altro, e siamo lì che corriamo, gareggiamo, dobbiamo arrivare chissà dove, e Gesù dice, fermati. Rilassati, trova riposo in Gesù, c'è riposo. Se non ti stai riposando, se non c'è riposo nella tua anima, non stai correndo con Gesù. È semplice, perché Gesù ha detto se tu corri con me con lo stesso gioco, se impari da me troverai riposo, c'è riposo in Gesù. Ogni tanto dobbiamo riposarci. Ho trovato questa cosa bellissima di Leonardo da Vinci. Conoscete Leonardo da Vinci? Un genio. Più o meno. Più o meno, no? Lo conoscono, è universale, è un genio universale. La cosa straordinaria, lui era un eccellente pittore, un eccellente scultore, un poeta, un architetto, un ingegnere, un urbanista, uno scienziato, un inventore, un anatomista, un genio militare e un filosofo. Cioè non gliene mancava una proprio, eccelleva in tutto, quindi una mente geniale, incredibile, che ha fatto tantissimo nei suoi anni di vita. Ci sono opere d'arte sue in tutti i musei del mondo e sono sempre le più ammirate, le più viste. Sentite cosa dice. Ogni tanto hai bisogno di allontanarti, di avere un po' di relax, perché quando tornerai al tuo lavoro, il tuo giudizio sarà più sicuro. Dal momento che rimanere costantemente al lavoro ti farà perdere il potere di giudizio. Vai a una certa distanza, perché così il lavoro appare più piccolo e più di esso può essere visto in un colpo d'occhio. E la mancanza di armonia o di proporzione è più facilmente visibile. Vedi che abbiamo qua una pittrice, no? Stai dipingendo un quadro, se tu stai così, dipingi tutta questa parte, immagini, vedi solo una cosa. Allora diceva ogni tanto staccati dal dipingere e ti allontani.
Allora vedi tutto e dici, mamma mia, sto facendo quell'angioletto un po' troppo piccolo, aspetta là che lo vado a fare un po' più grande perché non è in armonia con il resto. Così la tua vita. Ogni tanto devi staccare, vado a fare, aspetta un po', ti stacchi, cerchi di guardare l'armonia della tua vita. Magari ti metti, ti siedi con Gesù e cominci a chiedere, Gesù, come sta andando? No, com'è un po', no? Come sto usando il mio tempo, le mie giornate, come stanno andando le cose, progetti per il futuro, tutto questo. Cerchi di guardarli da una certa distanza. Allora poi dici, ma questo magari lo posso scattare, ma perché facevo questo? In fondo non mi serve, mi applico un po' di più in questo. Allora ti rimetti un po' dentro. Ma hai un'altra prospettiva. Noi dobbiamo imparare questo, a prenderci questo tempo con Gesù. E quel tempo, vedi, alle volte noi facciamo diventare anche la preghiera stress, è vero? No. Alle volte anche la nostra ora di preghiera, il Signore, litighiamo con qualcuno, no? Diciamo noi pentecostali, poi in particolar modo, no? Abbiamo, no, questa preghiera, che è anche giusta, cioè non è, no? Niente di male in questo. Ma dobbiamo fare attenzione, se c'è il momento di combattere nello spirito, di gridare, di prendere a pugni il muro, va benissimo, ci esprimiamo nella preghiera in tutti i modi, però c'è anche il momento di prendersi quel tempo di preghiera rilassati su una bella poltrona. Avete mai provato a pregare su una bella poltrona comoda, con la tua bibita preferita, con la tua musica preferita, no? Con un ambiente proprio rilassante, facile che ti addormenti, però quando ti sarai risvegliato, spero di avere ancora un po' di tempo e riuscire a pregare. Difficilmente, no? Pensiamo a un ambiente così per la preghiera, no? Perché la preghiera non è. Invece, perché no? Perché non farlo? No? Perché non, appunto, avere quel tempo di relax con il Signore? Prova ad andare, adesso ti do una bella idea, sono sicuro che tu dici, sì, mi piace questo. Prova ad andare a fare una bella preghiera in una spa. Le spa, no? Questi luoghi di relax, no? Dove c'è l'acqua che scende sulle spalle, le luci soffuse che cambiano azzurre, verdi, no? Rossi, c'è la musichetta. Ti metti sotto quest'acqua tiepida, no? Che ti arriva sulle spalle e lodi il Signore. No? Già sognavi meglio, volevo sognare, perché no? Perché devo lasciare queste cose solo alla New Age? La New Age lo fanno, no? Vanno in questi posti, meditano, perché noi non possiamo andarci a pregare, trovare questo ambiente di riposo con il Signore? No? Ed è quello che Lui ce lo dice, perché non lo dico io, lo dice Lui, e voi troverete riposo. Riposo, relax, voi lo troverete quando impariamo da Lui, quando capiamo che è Lui che tira il gioco, è Lui che tira la rata, è Lui che fa il lavoro. Noi stiamo imparando da Lui, stiamo con Lui, camminiamo con Lui, ma ogni tanto inciampiamo, ogni tanto magari pretendiamo di correre un po' troppo, non c'è problema, Lui ci tiene sempre lì, Lui sa come va fatto il lavoro, sa la velocità giusta che bisogna andare. Allora camminiamo con Lui e troviamo riposo con Lui. No? È la cosa più bella ed è quello che Gesù vuole, l'uomo con più grande autorità. E Lui ha detto che questa autorità che gli è stata data, Lui la dava a noi. Allora vedi, quando noi troviamo riposo, quando troviamo riposo nell'umiltà, nella semplicità, nel riconoscere sì Gesù, se non ci fossi te qua, questo gioco mi avrebbe già schiacciato. Se non ci sei tu, Signore, non posso fare nulla, non riesco a fare nulla, veramente ho bisogno di te. Andiamo avanti insieme. In quell'umiltà poi trovi l'autorità. Perché in quel riposo, in quella sicurezza che trovi, poi troverai anche l'autorità. L'autorità di scacciare i demoni. I demoni si scacciano con l'autorità, non con le grida. Intanto ti viene da gridare un demone, perché è come tanto ti viene da gridare a tuo figlio o a qualcuno che ti fa arrabbiare, è l'emozione. Ma ricordi che gridare a un demone è solamente l'emozione, i demoni non sono sordi. No?
Gesù diceva ai demoni: esci da quest'uomo. E quelli 6.000 di loro andavano a buttarsi nei maiali, non a gridare, non sembra che gli gridavano, gli ha semplicemente detto, lasciaci andare in quei maiali, andate in quei maiali, non sono andati, perché aveva autorità, non c'è bisogno, è come il vigile ti dice ferma, tutti fermi, no, chiaro, se poi vuoi scappare ti corri dietro, poi passerai guai tuoi, ma intanto no, lui ha questa autorità. Anche tu hai autorità. Gesù ci ha dato autorità sui demoni, Gesù ci ha dato autorità sulle malattie. Abbiamo autorità sulla malattia. Noi non dobbiamo tenerci le malattie. Vero ieri Marta, no? Diceva chi era che ha detto, no? Che ha detto questa è la mia malattia. No? E Marta gli ha detto no, non è tua. Smettila di dire la mia malattia, il mio male, il mio dolore. No, non è tuo, è un intruso. Lui è un intruso e non ha neanche pagato l'affitto, quindi dagli subito lo sfratto, esci fuori dalla mia vita, qua non è posto per te, l'unico posto per me, l'unico inquilino che deve stare dentro me è lo Spirito Santo, l'unico inquilino che ha diritto, che ha pagato il prezzo di questa casa ed è l'unico che ha diritto di stare in me, tutti gli altri fuori, ma non sono ben accetti, questa è autorità. Allora usiamo l'autorità, ma nel riposo, nell'umiltà, nella semplicità, sapendo se abbiamo autorità sui demoni è perché Gesù ce l'ha data, non è nostra. Come dicevo prima, se viene qua il paralitico e gli dico nel nome di Claudio, alzati e cammina, allora povero paralitico, diventa ancora più paralitico di quello che è. Se prima poteva muoversi un po', si blocca proprio tutto completamente, perché non ha autorità. Ma se glielo dico nel nome di Gesù, nell'autorità di Gesù, dico al paralitico alzati e cammina, quello si alza e cammina, perché c'è autorità, ed è quella. Quindi impariamo da Lui, perché Lui è mansueto ed umile di cuore, così troveremo riposo. Basta litigare come discepoli, basta avere contese con gli altri, contese fra di noi, chi doveva essere il maggiore. Ma più maggiore di essere un discepolo di Gesù, ma dove deve arrivare? Non avrebbe voluto dirgli a Pietro, a Giovanni, a questi che contendevano fra di loro, ma ti rendi conto che sei stato scelto? Non sei tu, Gesù ha detto non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Questi non si rendevano conto che sono stati scelti dal Re del Re, il Signore del Signore, il Dio Onnipotente che si è incarnato e che ha scelto questi per essere suoi discepoli. Non esiste, non è mai esistito un onore più grande. Infatti Gesù gli dice, guardate che ho preparato i troni per voi e giudicherete anche le 12 tribù di Israele. Cioè, meglio di loro, non poteva andare a nessuno. Eppure siete ancora qua a litigare fra di voi, chi è il maggiore. E noi non è uguale anche per noi, non siamo anche noi discepoli di Gesù. Non ci ha lui scelti, non ci ha dato l'autorità, non ci ha riempito con lo Spirito Santo. Non ci ha lavato col suo sangue, non siamo anche noi re e sacerdoti come la Bibbia dice. Gesù ha detto di Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, lui ha detto il minimo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Tu sei più grande di Giovanni Battista, non hai mai mangiato una locusta in tutta la tua vita. E non sei neanche vestito, non hai neanche avuto bisogno di vestirti di peli di cammello. Eppure sei più grande di Giovanni Battista. Perché siamo discepoli di Gesù. Pensa quale autorità, quale onore, quale potere Dio ci ha dato. Dobbiamo imparare a vivere in questo. Perché qualcosa che Gesù ti ha dato, Lui ci ha scelto, non siamo fatti noi.